Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Michele Santoro, diamo il benvenuto a Giuseppe Conte. Buonasera, benvenuto, ben tornato. Allora, Presidente del Movimento 5 Stelle, già Presidente del Consiglio, partiamo da Giorgia Meloni qualche giorno fa, guardi. L'esperimento del campo largo. Ma che è? Il governo Meloni ci farà perdere i soldi del PNRR. Speriamo, speriamo. Ve lo ricordate lo spread? La sinistra con lo spread. Dai che sale, dai che sale, dai che sale. Ma adesso il governo cade. Adesso sta per cadere, Sta per cadere. L'antifascismo. Bene, bene. Che vi devo dire, signori? Fate voi. Vuole un commento? Mi sta provocando. Non lo so, lei ha un posto libero per una comica introduttiva sul programma? A me sembra un atteggiamento inappropriato per un Presidente del Consiglio. Peraltro ha colpito anche molto me questo atteggiamento, del tutto direi inappropriato. Un Presidente del Consiglio che prende e vola in Sardegna per il comizio finale dopo aver tappezzato l'isola con i suoi manifesti, gigantografie, fiera, forte, aver personalizzato a terra, va direttamente sul palco, fa queste mosse, mossette, questo atteggiamento a me sembra non da Presidente... È sprezzante, no? Sprezzante. È un atteggiamento, devo dire che... E poi, no, attenzione, riparte senza neppure fermarsi ad ascoltare le preoccupazioni, le angosce dei cittadini sardi. Vabbè, perché ha da fare, Presidente del Consiglio. Ha da fare, vero? No, sa cos'è? Sono atteggiamenti che funzionano molto quando uno è forte. Si accorge sempre un attimo dopo che non è d'accordo. È forte, quando è tracotante, che è diverso. Allora la metto così. Si può apparire tracotanti fino a che si è forti. C'è un momento in cui ci si accorge che forti non si è. E questo? Oppure la Sardegna è solo un test locale? Lei sa che oggi Giorgia Meloni ha parlato, no? In qualche modo con l'atteggiamento ha fatto decantare la tensione, cioè ha detto va bene, ma oggi ho perso, mi portate sfiga perché voi della stampa estera a Draghi gli avete continuato portato a fare le battute e sì. Atteggiamenti comici? Sono atteggiamenti, diciamo... Così, mi è passato sopra, io ci scherzo, niente importante, la vita continua. Molto supponenti, perché? Molto perché tracotanti, come dicevo prima. Ma secondo me è un atteggiamento completamente sbagliato, peraltro per un Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio credo che come prima cosa debba fare, lo dico molto umilmente, è quello che ho cercato di fare io, forse avrò sbagliato, ascoltare, fermarsi, andare in giro, fermarsi a parlare con le persone, cercare di ascoltare tutte... quello che viene dalla sofferenza delle famiglie, delle persone . E soprattutto se succede una manganellata a Pisa come è stata eccetera, si informa prima, ci mette la faccia, chiama il ministro, spiega che cosa è successo, non se lo fa dire dal Presidente della Repubblica che quella roba lì è un fallimento e non può essere permesso in uno Stato di diritto. Guardi, quello che mi ha colpito di più di quella vicenda, sa qual è? Primo che Giorgia Meloni non ci ha messo la faccia, quindi come al solito lei la faccia ancora ce la mette solo messa, non ha alla campagna elettorale con le gigantografie, non quando si perde di fatto, poi sfugge. Ma secondo, è stato diffuso un mattinale da parte di Palazzo Chigi, quindi significa il duo Meloni-Fazzolari, e a tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia è stato detto: guardate, per quanto riguarda i manganelli non arretriamo affatto, perché nello Stato di diritto quelle cose lì non sono permesse. Io dico, questa significa avere carenza di cultura democratica, al contrario. Allora, al contrario, si arriva a quello che diceva Giorgia Meloni, capirai, l'antifascismo, ancora ci inseguono su queste cose. Oggi la Presidente Todde ha detto, guardate, gli italiani hanno risposto con le matite ai manganelli. Allora, prima aveva detto, parliamoci chiaro, questo è un governo di fascisti. Questo atteggiamento, dal suo punto di vista, ha favorito la Todde o l'ha indebolita? L'idea di vedere Giorgia Meloni, che poi invece si presenta ai giornalisti stranieri, così scherzando, una ragazza tra le tante che sa prendere anche la simpatica, diciamo, sa prendere anche una sconfitta. Allora, quale dei due atteggiamenti vince? Chi la indica come un pericolo o lei che dice ma sono una dei tanti?
No, allora sono cose diverse. Per quanto riguarda la Sardegna, io credo che alla radice della sconfitta c'è una giunta di centrodestra che non ha saputo governare ed è stata sconfitta nelle urne. In più si è aggiunta la convinzione, presunzione, da parte del Presidente del Consiglio che, scegliendo il candidato, mettendoci la faccia, arrivando lì e declamando su un palco, eccetera, ci metto io, certifico, e quindi vinceremo senz'altro. Per quanto riguarda invece l'aspetto più complessivo, beh, c'è un clima repressivo del dissenso, della libera manifestazione, del pensiero critico, che non va sottovalutato, perché lo Stato di diritto bisogna insegnare a chi ha Palazzo Chigi prevede proprio che la libertà di manifestazione del pensiero è una libertà costituzionale, e di fronte a studenti a volto scoperto che stanno manifestando in maniera pacifica, e può essere che non ti sta bene che stiano manifestando per la Palestina, ma se avessero manifestato per Israele o per l'Indocina è la stessa cosa. Se sono molto scoperto, lei pone questioni di principio, non ti permetti di assecondare queste cose. So cosa dicono i giornali. Guardate che tanto la Meloni, anche se si uniscono PD e 5 Stelle, sta tranquilla, perché lei, dal momento che garantisce una posizione sugli esteri in cui l'Italia sta con la NATO, sta con gli Stati Uniti, su quello è blindata, Conte non arriverà mai, perché con le sue teorie sull'Ucraina, sulla pace... Io sono convinto che le elezioni... Io sono un libero cittadino, oltre che politico, e sono convinto che le libere elezioni d'Italia non le decida l'ambasciata americana. Però... i difetti della Meloni, che magari l'avrebbero portata a pagare dazio sul fronte del liberalismo, sul fronte del suo passato, sul fronte delle, diciamo, di quelle cose che non piacciono all'estero, quegli atteggiamenti liberali, vagamente da parte di alcuni rappresentanti del governo fascistoidi, non li paga, perché tanto garantisce il mondo occidentale, garantisce il mondo libero. Mentre, dicono i critici, lei spaventa, in quanto amico di Putin, ha visto Zelensky farà una lista degli amici di Putin, teme di finirci dentro. Dottor Flores, sono venuto in pace, se mi dice amico di Putin, anche come battuta, lo so, non glielo permetto affatto. Ha detto al Corriere della Sera, in Italia ci sono tanti filoputiniani in Europa anche, stiamo preparando una lista da presentare alla Commissione Europea, riuscirete a zittirli? No, allora, io credo innanzitutto che Giorgia Meloni dovrebbe venire nel Parlamento italiano a spiegare che cosa ha firmato per, impegnando l'Italia per i prossimi 10 anni. Quello l'accordo bilaterale. Con Zelensky. Dicendo che ci saranno consultazioni in caso di aggressione entro 24 ore, perché non può un Presidente del Consiglio, con la scusa che è un accordo politico non vincolante, prendere impegni decennali con un paese straniero, chiunque esso sia, e non venire in Parlamento a riferire per coscienza politica. Non teme di finire nella lista di Zelensky? Ma guardi, io assolutamente credo che il modo migliore per aiutare Zelensky e la popolazione ucraina, innanzitutto, è di dirgli che qualche volta può mettere anche abiti civili, nonostante sia un paese in guerra, perché presentarsi sempre a qualsiasi summit con abiti militari o comunque, c'è, secondo me, dà anche un'immagine. Cioè, noi dobbiamo lavorare per un negoziato di pace, un paese che è ovviamente sotto aggressione e noi siamo i primi, però sono anche sempre più convinto che dopo 2 anni di guerra, con 500.000 morti, feriti, 10.000 vittime civili, 500 miliardi di ricostruzione da rifare, eccetera, un intero paese e oltre 6 milioni di profughi, io credo che se si fosse investito in un negoziato di pace, con sforzi diplomatici e politici, forse avremmo ottenuto ben più risultati molto più importanti per difendere la popolazione. Allora, ucraina. La politica è complicata, la politica è complessa. Assolutamente però sì. Lei sa che molte persone cui non piace il governo di destra centro, pensano, vabbè, dai, ormai l'avranno capito, se si mettono insieme possono batterla, PD e 5 Stelle. Forse proprio questo di cui stiamo parlando è l'ultimo grande... l'ultima grande barriera tra voi e il PD. E noi abbiamo iniziato dalla Sardegna. Spira un vento forte dalla Sardegna, arriva al continente. Lo soffiamo forte. Grazie Presidente Conte, in bocca al lupo per il suo lavoro. Buonasera. Piccola grazie. Pausa per noi. Grazie.